Ricerca e solidarietà sono un binomio vincente. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro da anni infatti promuove i mercati della solidarietà in occasione dell'avvicinarsi delle feste natalizie, una formula che funziona, soprattutto a Ragusa, dove sabato mattina si è inaugurato il mercato AIRC. La presidente regionale dell'associazione, Arabiella Salviati, ha sottolineato il grande ruolo svolto dalla sezione Iblea, sottolineando che Ragusa è forse la provincia che più di ogni altra in Sicilia opera fattivamente per la ricerca, garantendo uno straordinario contributo per il perseguimento delle finalità dell'associazione, sia tramite le attività di prevenzione che per le iniziative destinate alla raccolta di fondi. E la novità di quest'anno è che il mercatino natalizio per la prima volta è stato posizionato nella sede dell'associazione ragusana in via Palma di Montechiaro 214 nel capoluogo. E proprio per festeggiare il prossimo anno i 25 anni abbiamo voluto che questo mercatino, normalmente si è svolto presso il Mediterraneo, si svolgesse invece qui nella nostra sede, perché, e che si prolungherà fino al 18 dicembre, perché sia un momento di incontro per chi vuole venire a chiedere informazioni, delucidazioni su come si svolge il nostro lavoro, quello che abbiamo realizzato, e quindi è un momento proprio di incontro che vogliamo dare, avere con la popolazione. Volevo anche ricordare che il prossimo anno, appunto, in gennaio-febbraio, faremo una bella iniziativa per celebrare questi 25 anni assieme a tutti coloro che in questi 25 anni, tutta la popolazione della provincia, ma coloro che particolarmente ci sono stati vicini, e soprattutto la Banca Agricola Popolare, che da 25 anni è il nostro sponsor ufficiale per tutte le nostre manifestazioni. E ricordo brevemente ciò che abbiamo realizzato, il progetto Oncoibla, con la donazione di 2 mammografi all'ospedale e con uno screening al seno importantissimo che si è svolto per tanti anni. Il progetto Icaro, la popolazione ha contribuito per acquistare questo acceleratore lineare creando il reparto di radioterapia a Ragusa. La donazione di un videodermatoscopio per il controllo dei nei, per la mappatura. E questa prevenzione però la facciamo in collaborazione con la Clinica del Mediterraneo, ed è il terzo anno consecutivo che la gente si sottopone gratuitamente a questo controllo. E ecco, questi sono i 3 grandi progetti che abbiamo svolto in questi anni e che il prossimo anno celebreremo in maniera adeguata. Tantissimi commercianti, Ragusa e provincia hanno donato all'AIRC articoli da regali, oggetti vari che spaziano dall'abbigliamento all'oggettistica, gioielli, giocattoli, libri, accessori di arredamento che possono essere acquistati in questi giorni a prezzi concorrenziali e nello stesso tempo contribuendo alla causa della ricerca. Ma io dico sempre che l'AIRC, come state ben notando, è attiva sempre. Infatti le nostre iniziative si susseguono una dopo l'altra senza tregua. Da poco, come avete potuto assistere voi nelle scuole, è entrata la ricerca ed è stata un'esperienza splendida, con grande gioia da parte nostra, perché i ragazzi sono la base su cui noi possiamo fare affidamento, e di tutta la scuola. Il liceo scientifico ha avuto proprio il preside, gli insegnanti, una cosa meravigliosa. Quindi noi siamo ancora di più spronati a fare, perché più fai, più dai all'AIRC. E ora, per esempio, siamo stati indaffarati a dare dai negozianti, i negozianti che hanno sempre risposto positivamente, per avere tutto quello che voi vedete qua. Quindi che l'AIRC vada avanti sempre alla grande, ci auguriamo, grazie a tutta la gente.